Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati all'Exfad, qui a Spectacular, siamo molto contenti che ci siete. E questa mattina abbiamo qui Carlo Mangolini, direttamente da Bassano, che lavora al comune di Bassano e è tra gli organizzatori, anzi nella direzione artistica del festival Opera Estate Festival Bassano. No, Veneto. Opera Estate Festival Veneto. Ok, e passo subito immediatamente la parola a lui, ci parlerà di questo festival, del lavoro sul territorio con i giovani, con gli artisti, lavoro di produzione, vari lavori. Abbiamo anche qui dei fantastici, non so se li prende. Li prende? Lo zoom? No? Lo zoom sul e sono bellissimi, ho portato di tutto, abbiamo anche quelli grandi. Che se sono le ultime 5 edizioni, se volete anche passarvi. Sono molto belli. Allora, a parte questo, abbiamo anche tutti i programmi bellissimi. Ma fai proprio la valletta vera. Sì, prende il momento. Sei proprio entrata nella parte. Prego, potete iniziare a girare. Passo la parola a Carlo Mangolini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Io sono molto contento di essere qui perché mi piaceva il fatto che questa iniziativa parte dal basso, nel senso che sono i ragazzi, che il territorio che ha avvertito questa necessità di aprire un confronto con realtà di tutta Italia, che in qualche modo provano a portare avanti un lavoro molto difficile, poi sempre di più in questi tempi, che è quello appunto di sostenere le nuove generazioni, di dargli delle possibilità, perché a me piace pensare appunto che il lavoro che noi facciamo è questo, con i mezzi, che non sto qua a dire quanto poveri o meno siano, ma con le possibilità che abbiamo dare appunto ai ragazzi che in qualche modo hanno il desiderio di portare avanti questa follia che è il teatro, di avere una possibilità. Per capire dove è arrivato il festival, cos'è il festival oggi, molto brevemente vi racconto l'esperienza di Opera Estate dalla sua nascita, perché è significativo di un territorio, nel senso che i festival più di qualunque altra manifestazione secondo me sono espressione dei territori che li esprimono, che li fanno nascere, e la storia di Opera Estate è significativa di un nord-est che insomma è stato per anni un fenomeno economico molto importante per il nostro paese, che adesso sta vivendo un momento di forte crisi, ma la nascita del festival, che è datata 1981, l'anno prossimo nel 2014 saranno 34 anni dalla sua nascita, è proprio significativa, poteva succedere solo nel nord-est, cioè non sarebbe nato un festival così da nessun'altra parte. Perché? Perché nasce dall'intuizione di un imprenditore dell'acciaio, melomane, cioè appassionato di lirica, che dopo aver girato tutto il mondo, insomma, per andare a vedere spettacoli d'opera un po' ovunque, a un certo punto ha deciso di portarsi l'opera a casa sua, che voglio dire, normalmente in un'altra parte d'Italia non sarebbe successo. E lo ha fatto in un paesino, perché in realtà Opera Estate non nasce a Bassano del Grappa, ma in un paesino che si chiama Rossano Veneto, sempre in provincia di Vicenza, di 15.000 abitanti, in una villa, in una splendida villa che si chiama Villa Comello, dove si sono svolte le prime 10 edizioni del festival. Quindi io racconto sempre questo aneddoto perché, intanto perché è significativo del perché nasce questo festival, ma anche di come nace soltanto in quello specifico territorio. La caratteristica che però da subito ha avuto il festival, e quindi l'approccio che questo imprenditore ha voluto avere, è stato di coinvolgere le istituzioni, quindi non di fare un festival di amatori, o il Veneto, come insomma anche molte altre regioni d'Italia, sono spesso attraversate da iniziative amatoriali. Lui invece da subito ha voluto che avesse una dimensione professionale, una dimensione professionale, quindi che ci fosse il sostegno dell'amministrazione comunale, che è stata coinvolta sin da subito come organizzatore diretto dell'iniziativa, ma anche del Ministero, per cui ha preso la sua valigetta, è andato al Ministero per i beni e le attività culturali e ha avuto accesso
accesso al finanziamento all'epoca della lirica, per la lirica minore. Successivamente si sono aggiunti anche gli altri settori, per cui il teatro, la danza, la musica per alcuni anni è stato finanziato anche attraverso la musica, per cui attualmente il festival accede a 3 finanziamenti, visto che appunto il Ministero per i beni e le attività culturali ragiona per compartimenti stagni, per cui noi abbiamo un finanziamento per la danza, un finanziamento per il teatro e un finanziamento per l'opera. Nasce appunto a Rossano Veneto, dove rimane per 10 anni. Nel frattempo il festival cresce, diventa un'esperienza territoriale importante perché dal solo comune di Rossano Veneto progressivamente si allarga anche ad altri comuni, quindi sviluppa un progetto che in qualche modo rappresenta un'esperienza di distretto culturale voluto, uno dei primi distretti culturali voluti sicuramente per la regione del Veneto. Quindi nel 91 ormai le dimensioni del festival erano tali per cui la città di Rossano Veneto non era più in grado di sostenerlo, passa al comune di Bassano del Grappa, ma passa completamente, cioè nel senso tutto lo staff organizzativo che era Rossano Veneto viene in qualche modo mutuato in un altro comune, ma la struttura di riferimento rimane la stessa. In entrambi i casi il soggetto organizzatore, questa è una caratteristica che il festival continua ad avere tutt'oggi, è direttamente l'ente locale, cioè non è una associazione, una fondazione, un terzo soggetto con una sua autonomia o personalità giuridica, ma è un ufficio comunale. Attualmente, appunto, come diceva prima Isabella, io sono il capo settore, il capo ufficio, c'è un ufficio appunto spettacolo e opere estate, che è proprio, come dire, denominato proprio l'ufficio, per cui questo per dare il peso che anche all'interno dell'amministrazione viene riconosciuto al festival. Io sono arrivato al festival nel 2001, inizialmente come consulente con una collaborazione a termine appunto legata all'amministrazione, poi nel 2008 è uscito un concorso pubblico, io sono laureato in scienze politiche per cui mi sono rimesso a studiare sui libri di diritto amministrativo, un incubo terrificante perché nel frattempo avevo completamente accantonato quella parte della mia vita, perché dopo la laurea in scienze politiche ho avuto la fortuna, adesso vi faccio un po' di mia biografia, di finire casualmente all'ERTA, l'Emilia Romagna Teatro, e, attraverso uno stage in comunicazione, e l'ERT mi ha regalato il teatro, nel senso non sono stato io a cercarlo, ma è il teatro che è venuto da me. E quindi dal 96 che ho fatto questo stage all'ERT è nata questa passione e ho iniziato a fare questo lavoro. Quindi nel 2001 sono arrivato appunto a Bassano e nel 2008 ho fatto questo concorso e attualmente sono il capo ufficio, che è una brutta parola, ma insomma l'unica differenza rispetto a prima è che guadagno la metà e che firmo tutto, quindi nel senso che se ci sono dei casini vado anche in galera, eventualmente se serve, ma dopo il dirigente rispondo io, per cui devo dire che è stata una intuizione geniale. L'unico vantaggio in tutto ciò è che, vista la situazione attuale meravigliosa in cui viviamo, come dicevo prima Antonella, nella peggiore delle ipotesi l'anno prossimo noi siamo in elezione, per cui arriverà una nuova amministrazione e come sapete quando un'iniziativa è legata a un'amministrazione, l'amministrazione può dire a me questa roba qua mi fa schifo, ciao, arrivederci. Un po' difficile dopo 33 anni, però potrebbe succedere. Ecco, l'unico vantaggio è che se decidessero così, a me non mi possono cacciare, mi possono mettere all'ufficio anagrafe, ai servizi cimiteriali, a quelle attività lì che sono anche, insomma, tra l'altro appunto il mio omologo dell'ufficio anagrafe va in pensione nel 2015, per cui mi si apre proprio perfettamente quella possibilità lì, ma insomma al di là di questo, ecco, nessuno mi può cacciare. E oltre appunto ad avere questo ruolo, sono, come diceva appunto Isabella, all'interno della direzione artistica. La direzione artistica è composta attualmente da 3 persone. I 2 fondatori, ovvero il famoso imprenditore amante dell'opera che è ancora all'interno della direzione artistica, quindi il nostro padre fondatore, no? come in molti festival esiste, lui ancora lì si occupa esclusivamente della produzione lirica, perché appunto il festival continua a produrre lirica. Adesso il 6 e l'8 di dicembre abbiamo una produzione, una ripresa della Tosca con la regia di Ugo Deana, che chiuderà l'edizione 2013 del festival.
E poi c'è il direttore generale, che appunto nel 1981, quando è nato, era una giovane studentessa, poco più che ventenne, che il famoso imprenditore ha chiamato, insomma, come assistente. Negli anni poi è diventata il punto di riferimento del festival, e da 33 anni è il direttore generale della manifestazione. Avere questa presenza fissa chiaramente ha dato continuità al festival, ma nello stesso tempo bisogna riconoscerle anche l'intelligenza e la capacità che lei ha avuto nell'aprire anche ad altre figure professionali, nel senso che e contemporaneamente all'apertura di queste figure professionali il festival ha preso delle altre direzioni. Nel 2001, quando sono arrivato io, appunto su sua chiamata, la volontà era quella di aprire sempre di più un festival che nasceva come festival molto tradizionale, molto, diciamo così, legato appunto ai grandi nomi del teatro o della danza, a dargli una virata più contemporanea. E intorno al 2005, più o meno 2004-2005, è arrivata un'altra persona fondamentale attualmente per la configurazione del festival, che è Roberto Casarotto, e che non è all'interno della direzione artistica, ma di fatto, insomma, ha una forte presenza, ha una forte incidenza nelle scelte artistiche, perché si occupa dei progetti internazionali, e anche la sua presenza in qualche modo ha contribuito a dare una direzione molto specifica al festival, che è legata alla parte internazionale. Da questo punto di vista, ci tengo a sottolinearlo, noi nel 2013 abbiamo vinto 4 progetti europei, no, 5, scusate perché ho perso il conto, e in realtà nel programma ne trovate 5 più uno a cui siamo associati, per cui 6, che sono diventati 7 perché nel frattempo abbiamo avuto accesso ad un altro progetto europeo. Sembra un po' anche esagerato, no? Dicendolo così. In realtà il motivo per cui siamo riusciti ad accedere a questi progetti europei è uno soltanto: aver scelto di investire in una persona, che nello specifico è Roberto Casarotto, che come mandato, cioè lui nella vita fa questo, gira l'Europa, vede spettacoli in giro per l'Europa, diciamo che è partito così. Partendo così, iniziando in qualche modo ad andare in giro per i festival, per le programmazioni, lui, diciamo che ha una vocazione specifica sulla danza. È un ex danzatore che ha partecipato, si è formato alla Biennale Danza con Caroline Carson, però che aveva anche una formazione di carattere manageriale, e a un certo punto ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di dedicarsi soltanto a questa cosa qua. E io dico sempre, è importante magari all'inizio della propria esperienza professionale un po' sperimentarsi in tutto, però arriva un momento in cui bisogna decidere che direzione prendere, perché questo può fare la differenza. Nel suo caso, il fatto che lui abbia deciso di smettere di danzare e si sia dedicato anima e corpo all'Europa, a creare relazioni in Europa, non solo ha accresciuto enormemente la sua professionalità, ma ha permesso al festival di accedere a questi progetti europei. Molti di questi progetti europei in realtà sono precedenti, tanto per spiegarvi perché poi questi progetti hanno avuto il finanziamento dell'Europa, perché preesistevano alla richiesta di partecipare al progetto europeo. Cororom è l'esempio più significativo. Cororom è un progetto di mobilità artistica, sempre sulla danza internazionale, parliamo in questo caso di danza, che coinvolge 5 paesi, in realtà in alcuni anni sono stati anche 7, con questa modalità qui. Ogni paese individua annualmente, e il progetto, ripeto, è finanziato dal 2011, però in realtà era precedente al finanziamento europeo, per cui negli anni un po' tutti gli italiani che in questi anni stanno emergendo sulla scena internazionale hanno fatto parte di Cororom. Tanto vi do dei nomi: Silvia Gribaudi, Francesca Foscarini, Chiara Frigo, Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni, Marco D'Agostin, sono tutti passati attraverso questa esperienza di Cororom. Ogni anno ogni paese partecipante a Cororom individua
uno o più danzatori e questi danzatori hanno la possibilità di sviluppare un progetto all'interno dei vari progetti, dei vari paesi partner, per cui di muoversi all'interno dei vari progetti, dei vari paesi, affiancati ogni volta da un tutor, da una persona che in qualche modo legge l'evoluzione dei loro progetti, che gli fornisce anche degli strumenti di feedback fondamentali per poter orientare, eventualmente ripensare il loro progetto, ma la natura importante, fondamentale di questo progetto è la condivisione, cioè i ragazzi hanno assolutamente libertà all'interno del loro progetto di coinvolgere anche gli altri partecipanti. Questo ha fatto nascere dei progetti produttivi anche importanti, per esempio il progetto di Alessandro Sciarroni, Folk, che è stato insomma la scorsa estate uno dei progetti decisamente più significativi, ma anche l'ultimo, quello di quest'anno, che c'è un titolo improponibile, come si intitola, Untitled, esatto, quella roba lì, è nato all'interno di Cororom e per esempio il suo incontro con i ragazzi di Folk, Francesca Foscarini, Marco D'Agostin, è avvenuto appunto perché si sono conosciuti attraverso questa esperienza, per cui questa esperienza è stata fondamentale anche per far nascere dei progetti artistici, ma torno a dire, ha avuto accesso così facilmente al finanziamento europeo perché era preesistente, perché Roberto, girando per l'Europa, ha attivato queste collaborazioni e come adesso noi ci incontriamo, no? Magari appunto con Antonella ci siamo conosciuti oggi, magari se abbiamo la possibilità durante un pranzo di parlarci ci viene in mente un'idea, no? Cioè tra operatori funziona un po' così. Ecco, è funzionato così, più operatori hanno avuto questa idea di partire con dei progetti di condivisione, a prescindere dal fatto che il progetto fosse o meno finanziato dall'Europa, perché un approccio secondo me sbagliato, che comunque è decisamente limitativo, è questo: attraverso le reti europee chiunque ha la possibilità di trovare dei partner, no? Cioè, le reti europee, come dire, tu lanci un progetto, lanci un'idea, io vorrei fare un progetto di questo tipo, gli dai il tema e in tutta Europa, se ci sono dei soggetti che hanno quelle caratteristiche lì e che vogliono partecipare al progetto, aderiscono, alla fine si crea un pool, ma è un pool fittizio, perché di fatto il progetto non è nato da una condivisione, è nato da un soggetto che molto spesso non conosce neanche gli altri, anzi decisamente non li conosce, e li conosce a posteriori, cioè li conosce nel momento in cui parte il progetto europeo. Non è detto che questi soggetti che aderiscono abbiano questa identità di visioni, di obiettivi, che ci sia questo, come dire, questo sentirsi parte di un progetto veramente condiviso. Ecco, la condivisione è fondamentale e questo è stato possibile perché abbiamo appunto noi come festival a un certo punto deciso di investire su una persona, per cui chiaramente è un investimento che anche economicamente richiede, perché insomma è facile dire ragazzi armatevi e partite, prendete la vostra valigetta, girate per l'Europa e vedrete che da questo qualche cosa viene fuori. Che è evidente che dietro a una cosa del genere ci vuole un'istituzione che abbia anche un po' la lungimiranza, perché per il festival è stato comunque un investimento, cioè decidere di assumere una persona, come dire, soltanto per sviluppare la progettualità senza dargli come mandato necessariamente quello della programmazione. Poi inevitabilmente se vai in giro per i festival vedi delle cose, le porti alla direzione artistica. Anche per questo motivo Roberto ha scelto di non stare dentro la direzione artistica, perché la sua funzione, il suo ruolo è un altro, cioè quello di intercettare delle progettualità, di portarle all'interno del festival e di creare appunto dei momenti di condivisione. Questo ci ha consentito, per esempio, di entrare all'interno del network delle case della danza europee, che è un network che appunto prevede case della danza da parte delle principali, in realtà delle principali città europee, e per l'Italia c'è Bassano del Grappa, che sinceramente insomma è un comunetto comunque di 45.000 abitanti, non certo Roma, non certo Milano, per cui è abbastanza significativo e insolito che sia proprio un comune poi del Veneto
Io quando sono arrivato nel Veneto nel 2001, in realtà lo sguardo sul contemporaneo era praticamente inesistente, cioè non c'erano delle esperienze storiche fondanti. Nel 2001 esistevano due esperienze importantissime che si sono sviluppate, una negli anni 80 e l'altra negli anni 90, che sono l'esperienza del TAM, Teatro Musica a Padova, e l'esperienza del Teatro dell'Heming al Rovigo, che però, come dire, una esperienza artistica contemporanea per decennio è abbastanza limitata, se voi pensate che negli stessi decenni, cioè tra gli anni 80 e gli anni 90, in Emilia-Romagna c'era appunto un fiorire di esperienze che, insomma, voglio dire, basta pensare, fermiamoci agli anni 90, Fanny Alexander, Motus, Teatrino Clandestino, Mask, chi più è l'impasto, insomma, chi più ne ha più ne metta, cioè era praticamente quasi esclusivamente l'Emilia Romagna, ma e poi, insomma, se andiamo agli anni 80, dalla Raffaello Sanzio, e poi, insomma, voglio dire, tutte le esperienze più importanti, ma anche la Toscana, insomma, se pensiamo alla danza, se pensiamo a Virgilio Sieni. Cioè, diciamo che il Veneto, quando io sono arrivato nel 2001, era veramente terra di nessuno, per cui era abbastanza facile anche, cioè facile no, ma era abbastanza, come dire, ci è venuto abbastanza naturale in qualche modo provare a riempire uno spazio che in quel momento era assolutamente vuoto. Inizialmente con delle grosse difficoltà, perché la vocazione del contemporaneo necessita un luogo. Ecco, questo a un certo punto, io quando sono arrivato nel 2001, il festival ha un bellissimo spazio all'aperto, che è una corte di un ex castello medievale, che è appunto il Castello degli Zelini, è uno spazio da 600 posti, per cui capite anche voi che ha necessità, come dire, di una programmazione che sostenga 600 persone, e chiaramente, insomma, i numeri del contemporaneo non sono esattamente questi, ma non è, come dire, una limitazione dal mio punto di vista. Secondo me, comunque, per esempio, noi comunque adesso al teatro Raimondini, che è uno degli spazi dove noi andiamo, arriviamo anche a 400 persone per il contemporaneo. Però, come dire, partire con uno spazio all'aperto, B, di 600 posti, ci sembrava, insomma, che fosse un po' difficile. E quindi noi sentivamo fortemente la necessità di uno spazio che potesse non soltanto raccogliere un numero più limitato di persone, ma anche essere a disposizione 365 giorni l'anno, cioè che potesse essere questo grande laboratorio che noi ci immaginavamo. E nel 2006, anche qui è un'altra cosa molto da nord-est, abbiamo trovato una famiglia di imprenditori illuminati, che è la famiglia Nardini. I Nardini producono grappa, Bassano del Grappa. Grappa, uno viene lì e pensa, adesso vai, ci si diverte. In realtà si chiama Bassano del Grappa perché c'è un monte che è il Monte Grappa, quindi non è proprio, però, come dire, viene naturale pensare, no, viene naturale, cioè la produzione della grappa è un brand assoluto, insomma, per Bassano, no? E anche, ripeto, fatto in, cioè, consumato con moderazione, va bene, ecco. Quindi la famiglia Nardini, appassionata di teatro, noi abbiamo intercettato i Nardini il secondo anno che io sono arrivato a Bassano, era il 2002, e io avevo conosciuto all'epoca dell'Emilia Romagna Teatro un gruppo che era uscito dall'esperienza del teatro sensoriale di Enrique Vargas. Non so se qualcuno di voi ha, insomma, mai sentito Oracoli, ecco, quell'esperienza lì del teatro sensoriale, a cui è debitore anche il teatro dell'Heming, perché, insomma, il suo storico Edipo ha comunque, insomma, aperto anche in Italia la strada del teatro sensoriale, nel bene e anche un po' nel male, perché, insomma, poi c'è stato un'ubriacatura di teatro sensoriale. E appunto io, durante la mia esperienza all'Emilia Romagna Teatro, avevo conosciuto l'allora assistente di Enrique Vargas, che si chiama Antonella Cirigliano, che aveva fondato a Milano una sua compagnia che è ancora esistente, che si chiama LIS, Laboratorio Immagine Sensoriale. Allora nel 2002,
per dare un primo segnale di discontinuità, perché appunto il mio obiettivo era arrivare in qualche modo dove siamo arrivati oggi, ma il percorso è stato lungo. Allora, la prima idea che ho pensato di poter mettere in atto è stata quella di trovare un progetto che potesse appunto avere una sostenibilità economica e che corrispondesse a quello che in quel momento per me dal punto di vista artistico era particolarmente interessante, e ho trovato il tema della grappa e dell'alchimia, perché in realtà il processo di distillazione della grappa ha dal punto di vista anche immaginifico un mondo che è appunto quello dell'alchimia, della trasformazione del solido in liquido, molto interessante, molto affascinante. E andai a parlare con della famiglia Nardini, Cristina Nardini, che poi è diventata, come dire, una nostra appassionatissima sostenitrice, cioè proprio si è innamorata del contemporaneo in maniera totale, e erede appunto di questa storica famiglia, perché nel Nord-Est sono tutte famiglie storiche, dove spesso anche la crisi che hanno in questo momento storico è determinata dal cambio generazionale, perché, come dire, i padri fondatori di queste grandi aziende erano degli uomini, insomma, che fino a 80 anni sono lì, anche 90 anni sono lì a reggere. La seconda o la terza generazione fa fatica a reggere il confronto, intanto perché è nato in una condizione diversa, chiaramente, no? Di agio, eccetera, eccetera, per cui hanno dovuto sviluppare delle altre competenze, no? E quindi formarsi dal punto di vista manageriale, studiare, insomma, quelli che ce la stanno facendo. I Nardini sono un esempio, ecco, non vorrei che passasse, perché i Nardini sono un esempio di seconda e terza generazione che è riuscita a stare al passo con i tempi. E per esempio la scelta appunto di Cristina e della sua famiglia anche di in qualche modo dare uno sguardo ai temi del contemporaneo, non a caso per il loro anniversario, adesso non vorrei dire una baggianata, oltre 100 anni, ma il numero esatto di anni dalla fondazione della ditta non me lo ricordo, per celebrare questo importante anniversario loro cosa hanno fatto? Hanno affidato a Massimiliano Fuxas la costruzione di uno spazio che in questo momento è il loro spazio di rappresentanza, meraviglioso, cioè una roba, lo vedete forse anche nelle foto, che sono le bolle Nardini, è appunto una bolla sospesa, adesso non so se nel programma di quest'anno, ma insomma in qualcuno dei cataloghi sicuramente c'è, una bolla sospesa su dei piedi di acciaio, su un letto d'acqua, all'interno c'è il legno, cioè Fuxas ha ricreato l'idea, come dire, della distillazione utilizzando tutti i materiali che sono alla base della distillazione, per cui il legno dove vengono messe le vinacce, il vetro ovviamente, e i muri di cemento, insomma tutti degli elementi dal punto di vista architettonici. Le Bolle Nardini è di fatto di per sé una grande installazione d'arte contemporanea, cioè è un'architettura arte. Per cui aver deciso di in qualche modo dare questo segnale molto forte, no? Perché in questo momento se i clienti di Nardini vanno appunto a visitare Bassano per sentire cosa raccontano dei loro prodotti, li ricevono in questa roba che è una roba meravigliosa, e in questo momento a Bassano, dopo il Ponte Vecchio, che insomma è il simbolo di Bassano, è uno dei luoghi dove i turisti vanno per vedere qualcosa di veramente unico, per cui hanno fatto una scelta molto coraggiosa e anche impegnativa dal punto di vista evidentemente economico, che però gli è ritornata dietro assolutamente. E noi, che ovviamente non ci lasciamo scappare un'occasione, ogni anno, ormai credo che questo sia il 7° anno, abbiamo affidato a un danzatore, il primo anno è stato Virgilio Sieni, poi c'è stato Ennio Greco, poi c'è stato Itzik Galili, quest'anno c'è stata una giovane compagnia emergente spagnola che si chiama La Veronal, che per esempio a Roma Europa Festival è stato insomma uno degli spettacoli più graditi, per cui insomma ogni anno affidiamo
sono stati anche alla Biennale, affidiamo ogni anno a un artista il compito di interpretare questa architettura, che ha un auditorium di 100 posti, ma soprattutto l'utilizzo che loro, che normalmente i coreografi hanno fatto, è stato a partire dall'esterno, cioè da questa visione meravigliosa di questa bola sospesa, per cui poi c'è anche un ascensore a vista, per esempio. Ogni danzatore, la cosa interessante è che ogni coreografo ha interpretato in maniera diametralmente opposta l'architettura, e quindi anche vederla vivere, no, attraverso un'azione performativa che trasforma una grande installazione, che di fatto è, in qualcosa. Poi, per esempio, la gradinata, che è una gradinata appunto in legno, ha una controgradinata, al di là del palco c'è una vetrata che si apre automaticamente, già questa azione è una performance di per sé, e dall'altra parte c'è una controgradinata speculare in prato, per cui è una, bisogna venire a vedere, perché se avete, che purtroppo se te la vuoi guardare e farla vedere, è veramente una figata pazzesca. Come vuoi, ce la faccio. Per cui vi dicevo, anche la presenza della famiglia Nardini per noi, e io insomma ogni occasione è buona per dirlo, perché per noi sono stati veramente fondamentali, è stata fondamentale. Ci siamo incontrati nel 2002 con questo progetto di Grappa Alchemica, che si chiamava così, lei si è subito, come dire, appassionata all'idea, e quella volta lì abbiamo lavorato su un palazzo storico di Bassano, che è Palazzo Bonaguro, che è un altro degli spazi sui quali stiamo lavorando, che è su 4 piani, per cui siamo partiti dalle cantine, e l'idea era che in ogni piano ci fosse uno stato della distillazione fino, insomma, alla dimensione, diciamo così, più paradisiaca in cui il nettare viene prodotto. Fu un innamoramento totale, nel senso che il progetto andò benissimo, la Cristina appunto si appassionò in maniera totale del progetto e per anni ci ha sostenuto finanziariamente anche. Quando appunto io e l'allora e attuale direttore Rosa Scapin continuavamo a scervellarci alla ricerca di questo nostro spazio laboratorio che non riuscivamo a trovare, in una delle nostre annuali conversazioni con i cugini Nardini, perché c'è lei, c'è anche un cugino, Antonio Guarda Nardini, che appunto è figlio di una Nardini, per cui si è tenuto giustamente il nome della madre insieme a quello del padre, che sono stati poi per noi i nostri due punti di riferimento. In una di queste chiacchierate in cui appunto denunciavamo la difficoltà, perché i progetti stavano crescendo e avevamo bisogno di una casa dove poterli ospitare, ci hanno detto: ah, ma noi abbiamo il nostro ex garage, che è diventato, allora inizialmente era la loro distilleria, poi è diventato un garage e poi è stato lasciato lì, abbandonato. Lui mi guarda perché l'ha visto e lo avete anche vissuto, no? Con Semiramis. E quindi ci hanno detto: c'è questo spazio, è in pieno centro, noi in questo momento quell'area lì non abbiamo deciso cosa farne, nel senso che è un'area che ha un valore, diciamo così, dal punto di vista dell'edificazione altissimo, cioè se un giorno dovessero decidere di farci qualcosa, sono praticamente non è il centro storico, perché non è dentro le mura della città, ma a neanche 100 metri dalle mura, per cui siamo praticamente in centro storico. Noi abbiamo fatto un salto fino al soffitto quando loro ci hanno detto: ma venite a vedere se magari può essere. E era un ex garage con le mura scrostate, cioè con questo senso di abbandono, e la prima cosa che ci hanno detto, no, sia i nostri amministratori che anche alcuni dei nostri referenti tecnici: diamo una bella mano di bianco. E noi: no, cioè, assolutamente no, cioè, ci siamo ben guardati dal dare una mano di bianco. Quello che abbiamo cercato di fare è stata mantenere lo spirito
fondamentalmente, perché appunto questi spazi di archeologia industriali che respirano, come anche questo, no? Di storia, di un passato, di un vissuto, se uno gli dà la mano di bianco, sono belli che morti, o anche di nero in alternativa, per cui l'abbiamo tenuto così, se serve il nero uno lo quinta e quindi l'hai risolto, ma molto spesso gli artisti lo tengono così, perché c'è appunto questi muri così scrostati che ti danno proprio il senso del tempo, per cui si chiama Garage Nardini, cioè, voglio, ovviamente noi ci siamo, è facile, noi ci siamo, abbiamo messo un pavimento con il tappeto da danza, per cui abbiamo soltanto messo una pedanina insomma, di legno che permetta, una pedanina, insomma neanche pedanina perché in realtà è enorme, perché è tutto profondità, fondamentalmente era un ex garage, per cui è veramente dal punto di vista, diciamo, è solo un po' basso, cioè non c'è un soffitto molto alto, però insomma al di là di questo limite è veramente utilizzabile, lì ci abbiamo fatto per dire Geug, col cavallo, ci abbiamo fatto un altro che è stato lo spettacolo, diciamo così, del cambiamento di Anagor, no? Perché è lo spettacolo prima di Tempesta, in cui appunto Anna Bragagnolo, che è la protagonista insieme a Pierantonio di Tempesta, lavorava con questo cavallo con cui aveva sviluppato un lavoro anche di terapia, nel senso che in una fase della sua vita questa relazione con il cavallo l'ha aiutata enormemente, per cui c'era questa meravigliosa relazione tra lei e il cavallo. Quindi abbiamo riempito il garage di una mega lettiera, una roba meravigliosa, e lei faceva questa azione performativa suggestivissima. Poi c'avevi il cavallo praticamente lì, c'era un velario, perché appunto il rischio se c'è un cavallo che ti salti addosso al pubblico e non è una gran bella esperienza, per cui il cavallo se vede un muro cioè non ci va mai contro, per cui abbiamo messo un velario che in realtà insomma non si vedeva, e siccome era il garage strapieno, ma questo togliamo, che in realtà ci avrebbe 100 posti, no, c'ha 100 posti, giusto, c'ha assolutamente, anzi 99, e giustamente, ovviamente, e però appunto praticamente c'era gente che aveva il cavallo che gli arrivava quasi, quasi al naso, ecco, per cui è stata una, ma questo per dire che è uno spazio che si presta benissimo. Oppure quando abbiamo fatto lo spettacolo di Philip Kesne, che è venuto, no, l'anno scorso, no, non eravate ancora dentro Finestà, esatto, di Philip Kesne, l'Effet de Serge, dove ricostruiscono appunto questo interno, c'è una macchina che deve entrare, insomma, quindi c'è bisogno di uno spazio che lo consenta, per cui è uno spazio che si presta tantissimo, ma soprattutto ci ha salvato la vita, perché ci ha permesso di sviluppare tutta quella dimensione di residenzialità, di attenzione appunto alle giovani compagnie, che attualmente è decisamente il valore aggiunto che il nostro festival può dare, nel senso che normalmente le residenze che noi ospitiamo diamo la chiave, cioè proprio uno può lavorarci fino a sfinimento, e questo decisamente aiuta la ricerca e la produzione artistica. È stato il progetto, mi sono alzato, è stata la cosa che per noi ha fatto la differenza, ecco, ci ha permesso di diventare quello che siamo diventati oggi, anche perché Opere Estate ha maturato, aspetta che finisco, ha maturato uno spin-off, perché Opere Estate attualmente è un grandissimo contenitore, cioè una grande manifestazione che raccoglie 38 comuni della pedemontana veneta, per cui a cavallo tra le province di Vicenza, Treviso e Padova, dove facciamo una programmazione legata in qualche modo alla storia del territorio, alle origini, insomma, per cui c'è una grandissima tradizione letteraria veneta che noi in questi anni abbiamo girato e rigirato un po' in tutti i modi, abbiamo in qualche modo fatto dei progetti legati anche ai luoghi, non so, dico sempre, c'è una bellissima villa degli Armeni a San Zenone degli Ezzelini, dove per anni abbiamo sviluppato dei progetti legati inizialmente al tema degli Armeni e poi più in generale agli eccidi e a queste esperienze qua,
altre, appunto, altri spazi connotati dal punto di vista geografico, non so, su un corso del fiume Brenta, abbiamo fatto dei progetti legati appunto all'acqua, ecco. Insomma, diciamo che la dimensione del festival nei 38 comuni cerca in qualche modo di trovare quella direzione lì. Negli ultimi anni ci siamo concentrati su quello che chiamiamo parole venete, perché anche l'economia, è inutile dirlo, appunto quando sono arrivato per dire il progetto degli armeni che abbiamo fatto, era un progetto itinerante lungo la villa, lungo il parco, una roba complessissima con 10 attori, il comune ha investito delle economie che oggi non avrebbe. Le economie dei comuni, soprattutto comuni piccoli, si sono ridotte significativamente, per cui in questi comuni noi fondamentalmente abbiamo deciso di seguire queste direzioni. Quello che chiamiamo il minifest, cioè la programmazione di teatro ragazzi, che è economicamente sostenibile, le parole venete, cioè questi progetti legati in qualche modo alla letteratura, alla storia anche del territorio. Adesso c'è l'anniversario della prima guerra mondiale, per cui ci sono tutte le celebrazioni, cioè ci sarà nel 2015, per cui anche lì, no, o anche altri episodi, personaggi celebri, per esempio uno dei nostri spazi è un incanto assoluto, un altro incanto assoluto che è la Gipsoteca Canoviana a Possagno, dove sono conservati tutti i gessi di Antonio Canova. È un posto magico, veramente una roba fantastica, e ogni anno appunto, poi ripeto, con alterne vicende, anni più riusciti, altri meno, abbiamo fatto dei progetti legati in qualche modo a Canova inizialmente, poi al neoclassicismo, al classicismo. Adesso sono 3 anni che facciamo un progetto di musica e poesia, in cui appunto si trova un filo conduttore legato a tematiche, non so, l'anno scorso è stata la poesia francese, di appunto lettura scenica e musica dal vivo. Però rispetto anche lì per esempio a uno dei progetti che Anagor, prima di diventare Anagor, noi l'abbiamo molto, come dire, sollecitato, ecco, poi vi racconterò la loro esperienza perché secondo me è molto significativa di come un gruppo del territorio, se sollecitato, se stimolato, può poi produrre delle cose molto interessanti. Noi per anni gli abbiamo fatto fare palestra, dico io, cioè prima che con Tempesta nel 2009 arrivassero nella generazione finalista e poi nella generazione scenario, che è stato insomma lo spettacolo che ha dato il loro lancio, poi sono entrati nella Factory di Fies, per cui insomma hanno avuto una serie anche di, come dire, benefit che gli ha permesso poi di sviluppare la loro dimensione artistica. Per anni noi li abbiamo fatti esercitare, e una palestra straordinaria per loro è stata proprio questi luoghi del festival. Nella Gipsoteca Canoviana hanno fatto un bellissimo progetto sull'Iliade, e lungo le mura di Cittadella, che è una città murata, hanno fatto anche lì un altro bellissimo progetto, dove in qualche modo la loro capacità visionaria è stata un po' messa alla prova, no? Sono stati per loro degli esercizi che gli sono serviti poi a maturare un valore artistico. Io mi ricordo il primo lavoro che noi abbiamo ospitato nel primo embrione di progetto contemporaneo, che si chiamava Teatri Movimento. E era un progetto molto, come, con forti limiti, cioè non erano gli Anagor di oggi, noi intravedevamo lì un potenziale, non c'era ancora la maturità per potersi esprimere ad alti livelli, per cui abbiamo detto c'è questo grosso potenziale, c'è questa voglia in qualche modo di mettersi in relazione con gli altri, perché una cosa che io dico sempre degli Anagor, che è un loro valore aggiunto, è il progetto di ospitalità che loro hanno sviluppato inizialmente a Castelfranco Veneto, che è la città da cui provengono, e poi nella Conigliera, che è stato questo spazio che di cui si sono dotati, appunto, e che anche per loro in qualche modo gli ha fatto la differenza. Loro negli anni in cui hanno sviluppato questo progetto di accoglienza, come lo chiamano loro, si sono molto messi in discussione con gli artisti che ospitavano, facendo vedere i loro lavori, beccandosi tutte le critiche più dure che giustamente
degli artisti in crescita si devono beccare perché serve per crescere, per ripensarci. E loro hanno fatto non uno, ma 20 passi indietro. Ogni volta si sono molto messi in discussione, ogni volta prima di riuscire a trovare il nucleo che è diventata poi la loro dimensione artistica. E quindi il fatto di potersi sperimentare, stesso discorso in maniera un po' diversa, più limitata, abbiamo fatto con i Fratelli Dalla Via, che sono stati gli ultimi vincitori del premio Scenario. E diciamo che per noi, rispetto ai temi del contemporaneo, che sono insomma quelli che sono più attinenti a quello di cui stiamo parlando, durante il festivalone, insomma, per estate vero e proprio, che si svolge appunto tra luglio e agosto, cerchiamo di innestare queste piccole esperienze in cui i ragazzi vengono messi alla prova. Per esempio quest'anno, un altro che è stata una roba straordinaria, inaspettata, ho affidato appunto ai Fratelli Dalla Via, prima che vincessero il premio Scenario, quindi non si sa, è stata per me sinceramente una felice sorpresa, insomma, essendo degli artisti che seguiamo, questa vittoria meritatissima, però insomma noi sinceramente non ce l'aspettavamo. Gli abbiamo affidato un progetto di cibo e teatro in un'ex villa, che è anche in una villa che si chiama Villa Razzoni Loredan ad Asolo, che è un altro bellissimo comune dove c'è la tomba di Eleonora Duse, insomma, lì intorno a Bassano ci sono veramente dei posti meravigliosi. Gli abbiamo affidato un progetto legato al cibo e loro hanno sviluppato questo progetto che si chiama Fattore P, dove hanno analizzato due cibi che sono alla base dell'alimentazione veneta, che sono il mais e quindi le patate e la polenta, la pista per patate e polenta, per cui il mais e la patata. Per cui dalla patatina al popcorn, che sono, no, come dire, in qualche modo l'esempio più tangibile del contemporaneo, alla polenta o ai piatti della tradizione veneta povera. E quindi hanno fatto un excursus enogastronomico molto interessante, ma la cosa geniale è che hanno costruito una drammaturgia utilizzando la lettera P di patata e la lettera M di mais, con una storia, una narrazione, credo che si dica tautogramma, ma non ne sono sicuro, comunque con la stessa lettera, cioè solo parole che iniziano con la M o solo parole che iniziano con la P. Ne è venuta fuori due piccoli gioielli, perché sono appunto due micro narrazioni che durano 10 minuti l'una. Sono nate due gioielli veramente drammaturgici. L'ho presentato quest'anno a B-Motion fuori programma, abbiamo fatto insomma questa roba estemporanea. Renato Palazzi, che era presente, è assolutamente rimasto folgorato da questa capacità appunto di riuscire a sviluppare una drammaturgia così, con una modalità così chiusa, cioè di utilizzare un'unica iniziale di lettera per tutte le parole utilizzate. Ma questo è un esempio, quel progetto lì, quella roba lì non sarebbe nata se in qualche modo noi non li avessimo così stimolati a sviluppare questo progetto, no? Da un'idea che può essere anche banale, facciamo un progetto sul cibo, che sono delle robe, no, che ormai se ne vede anche insomma un po' buttate lì, bisogna vedere come le fai poi, no, in realtà questi progetti. Per esempio un altro progetto che abbiamo ospitato di quella direzione lì è Mafia in pentola di Tiziana Di Masi, con il patrocinio di Libera, che anche lì insomma anche la scelta che noi facciamo quando andiamo, come dire, ad invadere degli spazi tra virgolette facili, è provare a spostare un po' il punto di vista, no? E in quel caso lì appunto quel progetto è nato perché noi abbiamo sollecitato quell'idea. Il progetto, per esempio, di Anagor, adesso non mi viene il titolo, ma comunque che hanno sviluppato parallelamente a Tempesta, sempre sul Giorgione, con Laura Curino, che però adesso non mi... Rivelazioni si chiamava. Beh, comunque era un progetto che in molte situazioni hanno presentato parallelamente a Tempesta,
Era un progetto appunto sul Giorgione, Tempesta, come dire, l'immaginario del Giorgione è evocato attraverso l'immagine pura, no? Quindi sono delle pitture in movimento in qualche modo. Lì era invece una dimensione più narrativa, c'era in scena appunto la Laura Curino, che poi è stata sostituita da Paola Dallan, che è una delle artiste che ha fondato Anagor, e Marco Menegoni. Anche lì è un progetto che è nato su nostra sollecitazione e in molte situazioni più difficili, cioè nel senso che avevano bisogno di semplificare, no? Perché Tempesta magari da sola è un po' criptica, cioè non ha delle chiavi di accesso. Abbinare quest'altro progetto che era più narrativo, di racconto, gli ha permesso per esempio di portare Tempesta in alcune situazioni dove altrimenti non sarebbe stato possibile. E anche lì è un progetto che è nato su sollecitazione del festival, per cui il festivalone diventa un po' sollecitazione per questo. In questi anni, torno a dire, ci siamo concentrati sul teatro ragazzi, queste parole venete, e la danza urbana, che è un'altra esperienza molto efficace, che funziona moltissimo, molto bene nei comuni, ha dei costi relativamente contenuti, consente di far rivivere dei centri storici, appunto magari durante le ore degli aperitivi, il sabato e la domenica, e il risultato che abbiamo avuto in questi anni nei comuni dove appunto siamo andati ad agire con la danza urbana sono stati eccellenti, al punto che per esempio alcuni comuni del Trentino, nella Valsugana, che appunto è l'area di confine tra il Veneto e il Trentino, Bassano appunto, una delle direzioni possibili di Bassano si sviluppa verso Trento, per cui c'è appunto il corso del Brenta e la Valsugana, e lì ci sono dei comuni della regione Trentino con i quali abbiamo collaborato, tipo Levico, dove appunto abbiamo fatto anche lì dei progetti di danza urbana. Questo per dire che anche con delle economie, diciamo così, un po' più contenute, siamo riusciti a salvaguardare la progettualità anche in questi comuni che avevano appunto dei budget decisamente limitati. Per cui il festivalone che dura 2 mesi e B-Motion. Ecco, B-Motion diciamo che nasce inizialmente come progetto di danza, parallelamente c'era un progetto che si chiamava Teatri Movimento, che era sulla nuova drammaturgia. Inizialmente c'era solo Teatri Movimento, poi è arrivato B-Motion Danza, poi a un certo punto Teatri Movimento era all'inizio del festival a giugno e B-Motion invece era in coda al festival tra fine agosto e settembre. Nel 2006 abbiamo detto: ma perché tenere queste 2 anni? Concentriamole, facciamole in qualche modo convergere, e abbiamo deciso di far nascere B-Motion, che in questi anni è diventato un brand molto conosciuto, al punto che in alcuni ambiti un po' si mangia o per estate, nel senso che siamo più conosciuti come B-Motion che non come opere estate. Per esempio all'estero tutti i soggetti con cui collaboriamo sul versante della danza ci conoscono come CSC Garage Nardini, che è l'acronimo che abbiamo utilizzato, che sta per Centro per la Scena Contemporanea, nelle sue 2 declinazioni, perché appunto CSC Garage Nardini è il luogo fisico. Poi CSC l'abbiamo declinato in Casa della Danza, perché appunto siamo ufficialmente nel circuito delle Case della Danza Europea, e Officina Teatro, che invece, siccome i teatranti si sporcano di più le mani, e soprattutto per una scelta curatoriale, ma anche perché la danza ha una dimensione di esportabilità decisamente maggiore, i miei poveri teatranti, diciamo che non hanno moltissimo beneficiato di questa apertura verso l'estero, perché la persona che abbiamo incaricato, come dire, ha una vocazione, ha una competenza anche specifica sulla danza, per cui, come dire, abbiamo sviluppato sul versante internazionale più quella dimensione che non quella teatrale, che però, come dire, i risultati che abbiamo ottenuto a livello locale, vittorie continue al premio scenario, che non a volte uno dice: ma io non c'entro molto, nel senso che non è proprio il territorio che parla da sé, cioè non c'è niente di misterioso, no? Perché poi è normale che quando c'è un territorio che per più anni entra nella generazione scenario, tra voi giovinastri, o tra non voi necessariamente, ma tra i giovani,
c'è qualcosa. Io dico sempre, la dimostrazione che queste esperienze prescindono dal luogo è la loro storia, cioè la vita che loro hanno, perché i premi in sé per sé lasciano il tempo che trovano. Cioè ci sono dei vincitori del premio scenario che sono caduti nel dimenticatoio più totale, che non hanno fatto una data, che non sono andati avanti, quindi non è che una vittoria è un'occasione, ti dà una possibilità di visibilità. E per noi personalmente, per come noi abbiamo lavorato, dico noi per parlare della commissione zonale, dove appunto oltre a opere estate c'è il CSS di Udine per il Friuli, sul Veneto oltre a noi c'è anche la Piccianaia, che è uno dei teatri stabili di innovazione, che sul premio scenario ha sempre lavorato con grande entusiasmo, e per anni c'è stata FIES, il Festival di Dro. Lì purtroppo, con mio, come dire, grandissimo dolore, devo dire, sono usciti da due edizioni. L'ultima edizione che loro hanno fatto è stata la gloriosa edizione del 2009, e dico io gloriosa perché appunto fu l'edizione vinta dai Codice Ivan, ma dove appunto erano in generazione scenario Anna Gore e Marta Cuscunà, per cui insomma, ed è stata la generazione che ha dato la configurazione attuale della Factory, perché prima appunto c'era la Sonia Brunelli, aveva un altro, nasce con altri soggetti. Per esempio per FIES l'esperienza di scenario è stata molto importante, da una parte per FIES, ma dall'altra parte per i ragazzi. E lì io ci tengo insomma a dirlo sempre, a parte il mio rapporto personale con Dino e Barbara, che è un rapporto di amicizia molto, ma in questi anni c'è stata proprio, senza dircelo, perché loro dopo l'esperienza dello scenario hanno deciso di non entrare in reti in quei contesti lì, per cui insomma di essere un po' battitori liberi, quindi non c'è una, come dire, un collegamento formale tra noi e Dro, ma c'è un collegamento chiaro, dichiarato, perché appunto gli artisti che in questi anni abbiamo seguito, li abbiamo seguiti molte volte insieme. Anna Gore ne sono l'esempio più significativo. Quando dopo il premio scenario è arrivata la proposta di FIES, e dico questo perché insomma molti colleghi questa roba qua non la fanno, nonostante Anna Gore fossero in qualche modo cresciuti all'interno del festival e quindi fossero nostri figli, no? C'è un po' una tendenza tra i curatori a sentirsi le robe mio. Io non devo dire la sincera verità, non ce l'ho, cioè credo che i figli quando escono da casa, quando attraversano il mondo e hanno delle occasioni per crescere, dobbiamo solo che essere contenti. Per cui quando FIES appunto fece questa proposta per farli entrare dentro la Factory, e i ragazzi ovviamente mi chiesero la mia opinione, io senza pensarci mezzo secondo dissi è l'occasione per voi. Non a caso attraverso FIES hanno potuto partecipare a un progetto europeo e quindi viaggiare, andare in Europa, entrare in una dimensione che probabilmente altrimenti non avrebbero mai potuto avere. Hanno una cura, una tutela, perché, come dire, la vocazione che ha maturato FIES, che è molto diversa dalla nostra, è di trasformarsi in un centro di produzione. Anche perché anche loro nascono con un'esperienza più pubblica che poi è diventata privata, adesso insomma il Gaviale è un soggetto con una sua personalità giuridica e quindi ha potuto anche sviluppare la dimensione, diciamo così, produttiva e distributiva, che invece nel nostro caso è proprio la vocazione, ma anche insomma la funzione di un ente pubblico. Un ente pubblico non può, non deve distribuire degli spettacoli, cioè non è sua competenza. Noi ci siamo lungamente interrogati su cosa vogliamo essere da questo punto di vista e abbiamo capito che non è quella la nostra vocazione. Il nostro modo, e qui insomma entriamo forse più nel merito delle cose che ci interessano, di essere casa, no? Appunto rispetto all'esperienza di FIES, che conosco molto bene, per cui visto che purtroppo Virginia non riuscirà ad esserci, vi faccio questo parallelo, perché appunto sono due esperienze di grande vicinanza, di grande legame tra di noi, ma anche molto diverse nella vocazione, nella struttura. FIES a un certo punto ha deciso di diventare un centro di produzione, ha raccolto attorno a sé un gruppo di artisti,
e di questo si sono usciti da quell'esperienza di scenario, per cui quell'edizione di scenario è stata molto importante sia per i ragazzi che per Fies, perché Marta Cuscunà, Codice Ivan e Anagor sono appunto tre, insieme a Teatro Sotterraneo, a Pathos Formel, Duidel e la Francesca Grilli, sono gli artisti che entrano dentro la Factory. La Factory è, come dire, un centro di produzione che ha accolto questi artisti, che segue questi artisti con modalità, formule diverse, ma fondamentalmente li segue nella parte amministrativa, nella parte distributiva, e quindi è un accompagnamento chiaramente nella parte produttiva, perché insomma hanno nella centrale una casa dove poter lavorare, dove poter portare avanti i loro progetti. Però appunto, dopodiché Fies produce anche altre cose, quindi non è così vincolante, esclusiva, ma la scelta che loro hanno fatto è di investire pesantemente, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista ideale, emotivo. Io dico sempre questa cosa perché appunto a volte, anche attraverso l'esperienza di scenario, ho sentito fare delle critiche, no, nei loro confronti. Io dico sempre questo: Codice Ivan, se non ci fosse stato Fies, probabilmente non esisterebbe più, ma non perché sono degli artisti, diciamo, che non hanno una loro forza e un potenziale enorme da poter sviluppare, ma perché hanno vinto il premio scenario molto presto. Era il loro primo progetto, era un progetto fragile che si reggeva molto sul loro stato emotivo, per cui che poteva essere una bomba o poteva essere un disastro, perché se loro non riuscivano in qualche modo a far partire un certo tipo di energia, crollava, ma perché dietro non c'era una formazione pregressa, non avevano avuto modo di, come dire, sedimentare un'esperienza di compagnia, a differenza di Anagor, che sono arrivati a Tempesta dopo quasi 10 anni di lavoro comune, e questo in qualche modo ti dà un bagaglio e una forza di preparazione che poi da lì in poi è stato sempre in crescita per Anagor. Il coraggio di Fies di investire in un progetto fragile, anche passando attraverso dei fallimenti, che io non li considero come delle cose negative, ma come molto positivo per un artista, fallire e in qualche modo rialzarsi, no? Capire che un progetto non ha funzionato e quindi che bisogna cambiare direzione, avere qualcuno con cui poterti confrontare e che ti dà la possibilità, dopo che tu sei caduto e sei inciampato, di rialzarti e di rimetterti in piedi, è una grande possibilità che Fies, per esempio, ha dato, ma insomma dico anche Duidel, che probabilmente sono un po' più fragili, no? Anche lì per età, per formazione, per esperienza rispetto a Teatro Sotterraneo, Pathos Formel e Anagor, che sono, vabbè, Marta Cuscunà, insomma, fa un po' un mondo a sé, che sono forse le quattro esperienze che anche rispetto alla distribuzione, alla presenza anche sul territorio, nei vari festival, nelle varie programmazioni, sono i soggetti in qualche modo più presenti. Questa è l'esperienza che ha scelto di fare Fies. Noi abbiamo scelto una strada completamente diversa, nel senso che noi non abbiamo una factory, cioè non abbiamo un gruppo di artisti in elenco, no, dichiarati, che seguiamo. Noi decidiamo in grande autonomia e in grande libertà di seguire, in base chiaramente ai progetti che vengono presentati, degli artisti in maniera assolutamente libera. È chiaro che in questa libertà c'è un'attenzione di riguardo per le realtà del territorio, questo va da sé. Intanto perché, per esempio, molto banalmente, sul tema delle residenze, non avendo noi in questo momento, a meno che non le si trovi dedicate, delle economie per ospitare i ragazzi, un conto è che siano veneti, che vengano da Venezia, Treviso, Mestre o comunque dalla regione, quindi possono raggiungere Bassano facilmente, un conto è che arrivino da fuori Italia, perché in quel caso ovviamente bisogna trovare dei mezzi per sostenere anche la loro
presenza in sede, per cui in qualche modo l'attenzione che noi abbiamo riservato agli artisti del territorio è legato banalmente al fatto che riusciamo ad ospitare in residenza più facilmente gli artisti del territorio, ma anche perché fortunatamente, vi parlavo del 2001 quando sono arrivato, c'erano solo queste due esperienze. E basta, cioè il Veneto non aveva prodotto niente dal punto di vista del contemporaneo. Dal 2007 noi più o meno datiamo lì la data come dire, del risveglio del Nord-Est, che è stata la vittoria di Babilonia Teatri al Premio Scenario. Da lì in poi diciamo che il Veneto ha avuto un risveglio improvviso, inatteso. Un po' inspiegabile e anche un po' spiegabile. Io dico spiegabile perché sicuramente l'esperienza nostra, l'esperienza di Fies e quindi il fatto che noi con B-Motion, loro con il Festival, con la Centrale, abbiamo portato un certo tipo di artisti, sostenuto un certo immaginario, ha in qualche modo sollecitato questo tipo di esperienze artistiche. Nella danza sicuramente il premio GDA. Non so se voi sapete che cos'è, tutti voi fate sì, per cui sapete che cos'è, non ve lo sto a raccontare, però insomma il premio GDA, per esempio, per quanto riguarda il Veneto, è stato molto importante per far emergere artiste come la Chiara Figo e la Silvia Gribaudi, che erano un po' schiacciate in esperienze di compagnia che non le portava da nessuna parte, e lì hanno potuto iniziare un percorso artistico autonomo. Poi, grazie all'apertura dell'Europa, sono andate in Europa e questo le ha fatte crescere esponenzialmente, diventando insomma delle artiste molto interessanti. Quindi, sicuramente il nostro contributo è stato importante. Però anche un po', non so come dire, qualcosa che è nell'aria, non so, io non ho una spiegazione scientifica perché in Veneto non ci sono centri, come dire, formativi, non ci sono né scuole tradizionali, sì, c'è una scuola del Teatro Stabile del Veneto, che però insomma è una scuola da stabile. E che comunque non ha prodotto delle esperienze come a Genova, la GANC piuttosto che l'URT, che insomma sono state, o a Milano, l'ATIR, che in qualche modo no, escono da esperienze formative più tradizionali. Il Veneto da questo punto di vista non ha prodotto niente, ma soprattutto non ci sono case come può essere il Teatro delle Albe in Emilia-Romagna, l'esperienza della Raffaello che ha creato un numero anche esagerato di epigoni. Ogni caso, se io devo analizzare gli artisti che sono emersi in questi anni in Veneto, è molto diverso tra di loro. Babilonia Teatri viene da un'esperienza di teatro nelle scuole, inizialmente di teatro carcere, dopodiché ha trovato questo linguaggio molto personale che ha fatto esplodere fino a poi, in qualche modo ripensarlo con Pinocchio e prendere un'altra strada, ma che nei primi lavori è stata veramente un'esperienza folgorante tra i vincitori di scenario e equiparabile forse a quella di Emma Dante, insomma, come esperienza, come portata e forza made in Italy. Io mi ricordo in tanti incontri anche con giovani compagnie la quantità, il numero di repliche che ha fatto è impressionante ed è paragonabile con nessuna altra compagnia, insomma, anche che in questi anni si è espressa ad altissimi livelli artistici, anche importanti, anche forse più alti di loro, ma hanno trovato questo probabilmente giusto mix tra il popolare, tra il basso e l'alto, tra appunto il trash e la denuncia, per cui sono riusciti a mescolare in questa ricetta magica, no, che è stato made in Italy e poi Porno Boy, Popstar, fino a The End, insomma questa formula, questo linguaggio, anche questo modo di stare in scena molto interessante. Però appunto loro non è che avevano una formazione anche loro tradizionale, avevano fatto i soliti laboratori, insomma dicono sempre che uno dei loro maestri ispiratori è sicuramente sia Armando Punzo e il suo teatro, però se uno poi va a vedere il loro lavoro non è che abbia tante aderenze.